Allora, mentre io presento brevemente il professor Contu, è uno storico di quello che è avvenuto in Sardegna, dei grandi pensatori, Tuveri, Lussu, Beglieni. Volevo dire che l'appassionato dibattito sulla autonomia, sul federalismo e sull'indipendentismo che ha animato negli ultimi anni il mondo politico sardo è stato forse all'origine di questo mio breve saggio che la fondazione, che l'ufficio studi Angioi ha voluto affidarmi. E questo lavoro doveva avere una limitazione, doveva essere limitato a 5 personaggi dell'Ottocento e del Novecento sardo, e in particolare Tuveri, Giovanni Battista Tuveri e Asproni per l'Ottocento e Lussu, Gramsci e Simo Mossa per il Novecento. Questa limitazione però ha provocato un'altra limitazione ulteriore, cioè che riguarda l'attuale dibattito sull'indipendentismo. Infatti, Tuveri e Asproni sono considerati i veri giganti dell'autonomismo e del federalismo dell'Ottocento. Lussu, se è stato l'animatore dell'autonomia sarda nel primo dopoguerra, è stato anche il solitario combattente per il federalismo all'Assemblea Costituente nel 1947. Gramsci, se non può essere considerato un vero federalista perché non ha mai trattato organicamente l'argomento, ha pure dato un suo contributo all'autonomismo parlando del pluralismo degli enti territoriali. Però tutti e quattro non hanno, cioè Tuveri, Asproni, Lussu e meno ancora Gramsci, non hanno mai parlato di indipendentismo e non hanno mai ceduto a suggestioni di tipo indipendentistico. Il discorso è diverso per Antonio Simo Mossa. Simo Mossa ha avuto il grande merito di innestare nel corpo del partito storico dell'autonomia sarda, cioè del partito Stato d'Azione, tre concetti nuovi. Vediamoli rapidamente. Autonomia. E per Simo Mossa l'autonomia non può essere solo un fatto politico o istituzionale. L'autonomia di una nazione o di un popolo deve fondarsi sulla identità etnico-linguistica e quindi nazionale di quello stesso popolo, concetto questo che era rimasto estraneo al partito sardo per oltre 50 anni, finché il congresso del 68 non ha rimediato. L'altro capo saldo è il federalismo. Per Simo Mossa il federalismo non può essere quello classico dei federalisti europei, cioè la somma federata, federale dei vari stati nazionali europei. Deve partire invece dalle regioni autonome e dalle comunità etniche, cioè tagliare trasversalmente gli stati nazionali per approdare poi alla federazione, quella che li chiama federazione delle regioni e delle etnie. Diciamo per la verità che nel presidente sardisti come Egidio Pilia, come Luigi Battista Puggioni e Camillo Bellieni intravisero qualcosa del genere scrivendo articoli sulla federazione delle grandi isole del Mediterraneo, ma non approfondirono l'argomento e d'altra parte il tema non fu nemmeno discusso nel partito. Il terzo concetto è quello più importante, cioè Simo Mossa si rende conto che l'autonomia, così come è stata applicata in Sardegna con questo scarno statuto speciale che esiste ancora tra l'altro, non può risolvere la questione nazionale sarda, quindi bisogna andare più in là e lottare per l'indipendenza nazionale della Sardegna. Ecco, questi sono i tre elementi che hanno rinnovato il Partito Sardo d'Azione, quando 50 anni dopo, in una serie di congressi, ha compiuto una coraggiosa revisione ideologica, mettendo al centro del suo programma sia l'identità etnico-linguistica, sia l'indipendentismo. Ora c'è da fare una considerazione. Se si esamina il pensiero di Simo Mossa, ci accorgiamo che esistono almeno due contraddizioni. Uno riguarda lo Stato nazionale. Simo Mossa lotta violentemente contro gli Stati nazionali. Li vorrebbe, se non distrutti, almeno privati della loro sovranità.
però allo stesso tempo chiede un altro Stato nazionale sovrano che è la Sardegna, e questa è una prima contraddizione. Seconda contraddizione è quella che è difficile, cioè conciliare l'indipendenza nazionale sovrana della Sardegna con il federalismo delle regioni e delle etnie. Comunque, se si rileggono attentamente gli scritti di Simon Mossa, almeno questo è il mio parere, ci si accorge che questa contraddizione è più apparente che reale. Cioè, è vero che Simon Mossa, nel corso della sua vita, che è stata brevissima la vita politica di Simon Mossa, ma comunque ha accentuato il suo indipendentismo fino a chiedere lo Stato sovrano per la Sardegna, però lo chiede anche per le altre comunità etniche senza Stato. E certo non voleva fare una serie di staterelli chiusi. Quindi, a mio parere, l'indipendentismo di Simon Mossa non è un chiuso separatismo, ma è un indipendentismo che si basa sul concetto della non dipendenza. D'altra parte, io personalmente penso che non si debba baloccare neanche con i nominalismi, perché abbiamo visto esempi di stati indipendenti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che, pur con le etichette indipendenti, sono diventati più indipendenti di prima, più dipendenti di prima. E diciamo regioni autonome come la Catalogna, i Paesi Baschi e il Quebec canadese, che hanno avuto, stanno avendo quote di sovranità sempre più abbondanti, da costituire quasi un'indipendenza nel senso della non dipendenza. Io mi fermo qui perché non è questo il tema del libro che ho scritto. Quindi, e un grazie. Chiedo mezzo minuto perché la presenza dell'amico Valdostano mi fa ricordare due cose. E 18 anni fa io fui invitato dal vicepresidente del Consiglio regionale Valdostano ad Aosta, Stevenin, sì, per presentare il mio libro La questione nazionale sarda nel Consiglio regionale. E poi vorrei un dato storico, vorrei ricordare che fu Lussu, Emilio Lussu, a portare avanti nel dopoguerra la questione della Valle d'Aosta.